Lei ha iniziato a correre quasi 40 anni fa e non si è mai fermato, ma in realtà si smette di essere mai pilota nella vita. Ma essere pilota, si può essere pilota sempre. Nel mio caso è stata subito una passione questa che mi ha trasmesso mio papà e che mi è entrata subito nelle mie vene, scorre nel mio sangue da quando avevo 8 anni. Da lì è cominciato un po' per gioco questa passione che però piano piano diventava sempre più difficile, diventava una cosa professionale e diventava un sogno, ossia quello di arrivare in Formula 1. Sapevo che la cosa era praticamente impossibile perché insomma in 20, ci sono 20, 20 sedili in tutto il mondo e si può ben capire in quanti milioni di piloti, di gente vuole aspirare ad arrivare in Formula 1. Ci sono riuscito, un po' per fortuna, un po' per bravura, un po' per la mia volontà, la mia forza di crederci e di andare avanti. Ho dedicato la mia vita sin da quando ero bambino a questo sport. Sono riuscito a realizzare tantissimi sogni della mia vita. Sono contentissimo e sto ancora correndo. Sto correndo, mi sto divertendo, vinco. E quindi finché sarà così andrò avanti. E quindi pensare di essere pilota si può pensare anche a 60-70 anni di continuare a correre. Tra i suoi progetti futuri ce n'è uno che riguarda proprio i giovani. Sì, abbiamo un grosso progetto in avvio che doveva essere insomma già iniziato, però per il problema del virus abbiamo preferito aspettare. Adesso siamo in pieno svolgimento di organizzazione, probabilmente nel mese di ottobre-novembre lanceremo questa nuova forma di aiuto ai piloti, non solo per quanto riguarda l'aspetto manageriale, ma proprio un servizio a 360 gradi, aiutarli nella direzione giusta a imparare la telemetria, a fargli fare esercizi fisici, test fisici, imparare l'inglese, tutte cose che a un pilota servono per andare avanti. E non c'è una scuola vera e propria che ti aiuta a fare questo. Questa è l'idea mia e di Marco Cioci, un altro pilota del mondo Kaspersky e del mondo delle corse, che abbiamo studiato, stiamo ideando e presto lanceremo. A proposito dei simulatori, proprio durante questo lockdown c'è stato un boom dell'utilizzo dei simulatori. Quanto possono aiutare ad un pilota rispetto a quando ha iniziato lei? È tantissimo, il simulatore aiuta tantissimo un po' tutti i piloti. Diciamo che la vecchia generazione come me fa fatica ad andare sul simulatore dinamico, quello che ci sono nelle scuderie di Formula 1 adesso, sono dei simulatori all'avanguardia in maniera pazzesca, ogni minima regolazione viene riportata e si sente e funziona. Però ecco, questo fatto del movimento dinamico a noi della vecchia guardia dà fastidio, quindi ci fa nausea. E io non sono mai riuscito a fare più di 2 o 3 giri. Nella nuova generazione, un po' abituati ai telefonini, alla PlayStation e tutto il resto, questo non succede, quindi salgono su 7-8 ore di continuo senza mai scendere, facendo centinaia di giri. Questo li aiuta tantissimo a conoscere una pista, a imparare, insomma, a prendere in mano la macchina. Però ovviamente una volta che tu poi vai in pista realmente con una macchina vera, le cose sono diverse perché nel simulatore l'errore lo puoi fare e non costa nulla. In pista puoi fare danni o ti puoi far male, quindi sono due cose ben diverse, ma una volta che tu hai imparato a prendere in mano la macchina, a fare un certo tipo di lavoro per il team è importantissimo. Certo, come descriverebbe Le Mans a un non appassionato? A un non appassionato, ma insomma di venirla a vedere perché è un'esperienza incredibile anche per coloro che la vedono. È una gara di durata di 24 ore e nelle 24 ore non dico che bisogna stare 24 ore seduti in tribuna a guardare le macchine che passano, no, ma intorno alla pista ci sono tantissimi eventi, feste dove si balla, dove si canta, è bellissima. E il momento più bello, il momento magico è proprio quando a fine gara stai sul podio e sotto al podio ci sono oltre 80-90 mila
Questo è un momento indescrivibile. Ci può raccontare il suo rapporto dentro e fuori dalla pista con Schumacher? Sì, con Michael ho avuto tante esperienze, abbiamo fatto tantissimi anni insieme, tantissime gare, abbiamo condiviso tanti podi e sono quei podi dove qualche volta, quelle poche volte gli sono arrivato davanti, avevano quel sapore di orgoglio in più perché ero arrivato davanti a un grande campione come lui. Ma non solo abbiamo condiviso tante gare, ma abbiamo condiviso anche tanti avvenimenti, a partire soprattutto dalle partite che facevamo in beneficenza per la nazionale piloti. Lui era un grandissimo appassionato di calcio e noi due eravamo sempre presenti. Tante volte dopo la partita siamo andati a delle cene, anche a fare del karaoke, a divertirci, a passare la serata insieme. Ragazzo straordinario, professionista unico e quindi tanti bei ricordi, anche il ricordo che ho quando io ero primo ad Hockenheim nel 97, bucai la gomma a pochi giri dalla fine, purtroppo la gomma fece dei danni anche sulla macchina e mi fermai in pista, lui si fermò a fine gara e mi diede un passaggio sulla sua Ferrari. Questo è un momento che non dimenticherò mai, che cito anche nel mio libro che ho scritto poco tempo fa, Il profumo dell'asfalto. Ci sono diverse foto che vanno in giro, si vedono io insomma sulla Ferrari che dove lui mi riporta ai box.